In parte sì, appunto, cosa sono le elite, bisognerebbe vederlo. In parte sono d'accordo, ma io ne farei un'analisi culturale più compiuta che riguarda tutto il socialismo europeo. Io ho scritto ultimamente il libro, non voglio fare la reclama, ma che la grande eclissi della sinistra, in cui metto in evidenza, lo dico in due parole in televisione, come l'incapacità delle forze di sinistra di cogliere in tempo gli elementi di criticità nei modelli di sviluppo neoliberisti abbia posto la sinistra in posizione di difetto verso le grandi masse popolari. E qui è nato il populismo. Questo errore Cioè come reazione a un errore ha delle classi dirigenti un'incapacità, della perché quando sinistra. abbiamo avuto i primi esempi di crisi nei modelli di sviluppo neoliberisti, e la sinistra doveva fare lei la parte, nella tradizione è la sinistra che deve diventare alternativa, la sinistra era stata schiacciata da quel processo e quindi è nata una risposta da destra. E in questa risposta da destra c'è il fatto che una visione, che è stata in Renzi anche una interpretazione sbagliata del momento storico, cioè del tutto ottimistica dello sviluppo della situazione economica. Lui credeva di essere ancora nel periodo della Silicon Valley, non vedeva che il processo di globalizzazione ha due facce. La globalizzazione è estremamente positiva e va difesa, ma apre delle situazioni di differenza e di diseguaglianza. La sinistra non è stata capace a lavorare in queste nuove situazioni. Professoressa Fornero, Vai. come interpreta?